Andiamo a bruciare l'impero romano! Barbari, clandestini e comunisti! Andiamo a bruciare l'Europa! Gesù Cristo, dove sei? Ma non è morto? Ma che davvero? Andiamo a invadere l'Ucraina! Ma allora è un vizio. Ah, vichinghi, se n'è finita a posto della Scandinavia ci faccio un colosseo, eh. Ma vedi sti biondi, oh? Sono un paese bravo, saluto sempre. Buongiorno Maria, buongiorno palinsesto, ho invaso l'Ucraina anch'io. Poi uno non deve bestemmiare. Senti un po', Shura Rus di Kiev. Lo sai che Gesù ti ama. No, ma io voglio solo commerciare. Prego già i miei dei slavi, che sono cazzutissimi, tipo gli dei norreni, ma più in grande. Ho scoperto l'America. Mi sentite? Mi sa che non mi sentono. In questo periodo storico sono tutta Gengis Khan, perché non posso dire la parola, sennò mi bloccano il video. L'impero di Gengis Khan è bello, ma non ci vivrei. Ambrogio, alla mia non è proprio fame. Hai più voglia di invadere l'Ucraina. Ma allora, poi uno entra nella NATO. Cari popoli slavi, dovreste convertirvi al cristianesimo. Ve lo chiede l'Europa ed io sono l'Europa. No, ma guarda l'impero bizantino che sono io l'Europa, eh. Zalo praticamente Germania. Stai zitto, terrone! Io sono diventato buddista. Spiace. Tibet, tu non ne sai niente? Non l'ho fatto apposta. Sei peggio dei testimoni di Genova, lo sai? Ha fatto tutto da solo, eh? Ho un'idea, potremmo farci i musulmani. Siamo letteralmente circondati da cristiani. Vedi un po' tu. Potremmo farci i rabbini. Avana, Gilava. Ma con tutte le religioni che ci sono, proprio quella più perseguitata dobbiamo adottare. Con il massimo rispetto, eh? Però noi qua c'abbiamo già i nostri problemi. Cosa vuoi che ti dica? Mi piacciono le emozioni forti. Guarda che il cristianesimo è l'unica religione monoteista che ti permette di bere. Ma perché non mi parlate? Brindiamo alla salute di Gesù Cristo, nostro Signore. Prosit, amen. Ma sei cristiano cattolico o cristiano ortodosso? Chi è fra voi due che ha più soldi? E fare ma a rotazione. Io vi faccio diventare un mazzo di fiori. Sempre detto io che voi germani che in realtà siete terrone sotto copertura. Cominciano ad esserci un po' troppi diversamente bianchi in questo continente. Se discendiamo tutti dai primi Homo sapiens usciti dall'Africa, tecnicamente siamo tutti neri. È la cosa più intelligente che tu abbia mai detto. In fondo, se Cleopatra era nera, perché non potevano esserlo anche i vichinghi? Vero, Grecia? Potrei vomitare. Ci avete fatto caso che molto spesso i vichinghi sono rappresentati con le treccine? Le treccine sono un simbolo della cultura panafricana. Voi avete mai visto i vichinghi e l'appropriazione culturale nella stessa stanza? Coincidenze? No, io questo non credo. Mi sta mancando la terra da sotto i piedi. Ma vi siete viste? Era evidente che non foste veramente bianche. Io lo dico da secoli che sti danesi secondo me non sono tanto nordici, eh? C'è davvero qualcuno che può pensare che i nostri antenati fossero neri? Ma che davvero? Oh no, secondo alcune evidenze storiche e scientifiche, alcuni vichinghi avevano la pelle scura, molto scura. Si vede che siamo dispiaciuti qua in Africa, da cosa? Guarda, ve capisco, a me mi scambiano sempre per inglese. Comunque, meglio africano che britannico, eh? Siete state fortunate. Quindi alcune tribù africane sono uscite dall'Africa e sono arrivate in Nord Europa e poi nel corso di migliaia di anni si sono adattate alle poche ore di luce solare e si sono sbiancate. Tiene mucho sentido. Per fortuna che io sono discendente di antichi romani. Ti piacerebbe, mamma Germania, eh? Man vedi questa. Va a finire che i vichinghi in realtà erano sardi. Allora cosa dovrei dire io che sono imparentato con la Mongolia? Ma i vichinghi sono un falso storico creato dagli inglesi? Siamo discendenti di tribù germaniche molto diverse fra loro per lingua e cultura. Saranno stati di tutti i colori, probabilmente, come quasi tutte le civiltà antiche. Taci, per favore! Che io c'è campo, vendendo i portachiavi con le rune vichinghe ai turisti ingenui. Ma vedi questa che vuole farmi morire di fame, oh? Voi europei siete un po' troppo ossessionati da questa storia della pelle bianca, eh? E te credo, il whitewashing l'hanno inventato loro. Da qualcuno mi sono ispirato, eh?
Vabbè, ma pure io per metà so africano e per l'altra metà so europeo, eh. Non vedo il problema. In realtà siamo sudamericani, allora. Dai, come fin di onore? Perché Dio permette queste cose? Cosa abbiamo fatto di male noi per meritarci questo? Perché nostro Signore Gesù Cristo era alto, biondo, con gli occhi azzurri. Perché nell'Antico Testamento gli ebrei si vedevano così. Ma in fondo si sa, le vie del Signore sono infinite. Amen. Che poi voglio dire, noi preti c'è una fantasia. Vai a trovare uno biondo con gli occhi azzurri in Palestina, voglio dire. Te devi impegnare. Oh, è 2000 anni che se la bevono tutti, eh. Ah, stavo ancora registrando. Andate in pace. Amen. Magari non è così grave come sembra, dico. In fondo è il 2023, quasi il 2024. La scienza avrà trovato una cura per questa malattia, no? Ci deve essere sicuramente una clinica svizzera per smettere di essere africani intitolata a Matteo Salvini. Non pensate di prendere un po' troppo sul personale questa questione del sangue? Prendi me, per esempio. Io sono un conglomerato di popoli che normalmente non dovrebbero stare nello stesso posto, tipo italiani e francesi. Eppure me la vivo benissimo. È vero che essere ricca aiuta, eh. Potete provarci lo stesso. Sono troppo ricca per essere nera. Non è una questione genetica, è proprio una questione economica. Ora mi toccherà cambiare il testo della canzone degli ABBA. Invece che mamma mia, dovrò cantare mamma Africa mia. Na 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 na. Scusate, sono un po' fissata con gli ABBA. Ora dovrò scrivere Black Lives Matters su ogni mattoncino nero dei Lego. Forse quello avrei dovuto farlo comunque. Vabbè, ma non c'è bisogno di sta a fare tutta sta tragedia, oh. Voglio dire, la Francia è già nera e musulmana e neanche se ne è accorta, per quanto se la vive bene. E in fondo la nazionalità è solo un pezzo di carta. Però, mi raccomando, che Stevie King non vengano dall'Africa col barcone in Italia a rubarci le donne e a bruciarci i villaggi, che se ne tornino un po' in Albania, signora mia. Pa, pa, da, pa, 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 pa. Ci stai dicendo che è una cosa degenerativa? Andrà via via peggiorando? Diventeremo prima nere e poi musulmane. Io voglio l'eutanasia. Meine Gott, io tengo troppo a mie origini ariane. Forse non avrei dovuto dirlo in pubblico. Italia, bitte, fammi entrare di corsa nel club delle lingue romanze. Non penso proprio a mamma Germania, te lo scordi? Già c'ho la Francia, che del romano non c'ha niente. Già ho fatto entrare la Romania, ma perché mi sta simpatica. Ma non va allargata, eh. Provate dai Balcani, che tanto quelli sono tutti miscelati. Ho trovato! Mi fingerò greca. Calimera. Chi ti credi di essere, la Macedonia del Nord? Irlanda, carissima, my friend. Me fai entrare nel club dei paesi celtici? Nope. Sorry. Mi fingerò finlandese, loro sono bianchi, sono biondi. Prova a chiedere ai rossi in Svezia, magari t'annettano, eh? Quelli sono meno schizzinosi. Quindi il Regno Unito, che è mezzo danese e anche mezzo africano, allora. Mandate un po' tutti a cagare, morti di fame. Ambrogio, la mia non è proprio fame. È più voglia di cristianizzare l'Europa. Lo vedi sto martello de Thor? Può essere ferro, può essere puma. Lì mettiamo una chiesa, lì un'altra chiesa, lì un'altra chiesa. Su quella collina, un convento. E poi lì, 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 delle rotonde. Ma nelle rotonde ci mettiamo una statua di un santo, san qualcuno da qualcosa. Qualcuno dovrebbe menarli. Andiamo a bruciargli la casa! Sì, bordello! Bibidi, bobidi, bu, ora sei cristiano. Amen. Ma è normale che l'oste mi rimane incastrata ai denti? Ah, è normale. Vabbè. Guarda Kiev, se pucci l'ostia nella vodka il corpo di Cristo va giù, che è una meraviglia. E io sono l'Irlanda! Sono cristiana! Sì, ma anche meno. Cosa ci fa un monastero in Islanda? Zona confuzza! Ehi, signora mia, con voi tribù viking che venite a fare scorrerie nelle mie coste, uno non può neanche pregare in pace. Mi tocca andare in Islanda. Credevo fosse ancora tutta campagna. Scossa impero bizantino. Non sono cristiani anche quelli del Sacro Romano Impero? Non è la stessa cosa? Kiev, non lo sai. Quelli del Sacro Romano Impero sono tutti gay. Tu devi rimanere ortodosso. Pensa ai bambini, qualcuno pensa ai bambini, signora mia.
In questo momento storico i gay ancora non esistono. Mi consenti? Voi cattolici siete una banda di comunisti. Maria, forse non sono stata spiegata. Non ho nessuna intenzione di rinunciare ai miei dei pagani, ai miei stupidi e sexy dei pagani, per pregare un hippie palestinese. Aspetta che prendo le misure. Perché mi stai misurando? Bisogna prendere le misure. Per la cassa. Man veri questo? Dovete convertirvi al cristianesimo. Ve lo chiede l'Europa. Ed io sono l'Europa. Andate a pregare, Snella! Non mi avrete mai. Gne, 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 gne. Cari popoli del nord, potrete anche scappare in Groenlandia. Ma sappiate che io so sputare fino a lì. Di, cristiani, tornatevene un po' in Africa, va, terroni. Te stuzzichi però, eh. Ma cosa ve ne frega voi di chi prego io? Eh no, signora mia. Per stare in Europa ci sono delle condizioni. Se sei cristiano, stai in Europa. Se non sei cristiano, te le torni in Africa. Adesso non è che noi dell'Europa famo porte aperte, eh. Vuoi stare in Europa? Ti adatti alla nostra cultura. No, io questo non credo. Noi pagani siamo qui dall'era glaciale, siete voi cristiani che siete arrivati dopo. Spiace. Mi tocca usare la mano pesante. E patapimme, patapamme, patapimme, patapam. Bibidi, babidi, bu, ora sei cristiano anche tu. Ma allora non si può fare niente. Amen.